sono anche le auto, c'è una macchina abbastanza conosciuta. Un super campione, una Coach che si sta fermando sul mercato, il vostro recensore preferito, il lancio di una scarpa, ma soprattutto la corsa al Gran Premio di Monza. Ma come al solito, per capire di cosa stiamo parlando, partiamo dall'inizio. Stazione di Monza, stiamo andando a prendere la mia collega amica Carlotta, con la quale faremo il video Ridley Scott, filmeremo tutta la gara e soprattutto cercheremo di mostrare l'emozione di correre sul circuito di Monza. Vado a prenderla. L'ho trovata in splendida forma. Sì, dici? Ma meno male. In questa location ridente. Vabbè, guardo te, parlo con te, mica con... Infatti l'hanno detto che bisognerebbe guardare le persone, ma lei è in splendida forma. Siamo arrivati in questo posto particolare. Io sto morendo di caldo, sono molto contenta di essere qua in questo ambiente e soprattutto di correre oggi, speriamo un po' più forte di quanto non abbia fatto ultimamente. Ciao Massi, siamo pronti, dai, adesso sei pronto? Un attimo, no? Siamo pronti a filmare, soprattutto tu devi impegnarti perché dobbiamo fare il Ridley Scott visto dall'uomo, visto dalla donna, e poi dobbiamo trovare un terzo. E adesso mi hanno dato il mio kit qua, vado a cambiarmi, spero, non so dove, anche perché fa un caldo incredibile, e poi vedremo, ci si riscalda. Un po' agguerrita sono, cari miei e caro mio Massi, un po' agguerrita devo ammettere di esserlo. Aspettando di ritirare il pettorale e il materiale, adesso vediamo un attimo come evolverà la situazione. I have shoes for you, here you go, and a shirt. How are the shoes? The shoes are great, it's Nitro technology and you can run faster than anyone. I don't think so, but I was in Budapest. I enjoy there, but I hope that I will enjoy also today. I hope so too. Enjoy, man. So good. So fast, so comfy. I love them. Absolutely love them. And the colors are so cool. So sexual. What advice can you give me for the race today? Just go. It's the first time that Puma organizes a run the track event in Monza. We're very happy that Formula One helped us to organize this from your appearance at the World Championships in Budapest. How did it go? Ma sono appena tornato da Budapest, che c'erano i campionati mondiali, e sono andati abbastanza bene, un po' sfortunati perché ho ritardato il mio arrivo in Ungheria per un piccolo infortunio, ho avuto il bicipite femorale, ma sono riuscito almeno a recuperare per la staffetta maschile che ho corso questo weekend, sabato e domenica. Siamo arrivati in finale, per cui non è andata male. Pronti? Si va. Adesso saliamo sull'autobus e si va in autodromo per correre. La preparazione è stata comunque molto molto semplice, siamo arrivati facilmente al circuito del Gran Premio. Sto facendo un piccolo riscaldamento. Ovviamente non è che serva più di tanto, anche perché non conto di non tirare più di tanto, però almeno non partire da freddo, che è comunque importante. Tra l'altro sarebbe davvero veloce se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa, le sto facendo in maniera copiosa. Perfetto, ho trovato il microfono. Correte anche un po' lateralmente, fate qualche balzo che aiuta sempre a scaldare tutti i muscoli delle gambe. Lui però ha le velocity, due, e non credo che correrà, però sicuramente potrebbe batterci tutti. Edoardo, qualche consiglio prima della gara? Divertitevi e cercate di godervi il più possibile la pista, anche perché non capita tutti i giorni di essere qua. Se volete andare forte invece, cercate di arrivare davanti a tutti. Ci stiamo scaldando, stiamo andando alla partenza della gara, la musica c'è e speriamo. Io ho tante aspettative, cioè di fronte a Massi io ho delle aspettative. Vediamo questa gara, in primis divertirsi e poi magari arrivare bene. Non ci sono tante donne, quindi insomma spererei, chissà. Innanzitutto, mentre ci muoviamo, vi consiglierei di iniziare a scaldare comunque anche le braccia e le spalle, che vi serviranno parecchio, perché per 6 km
quelle vi uccidono se non sono calde, per cui iniziamo a muoverle un po'. Per 6 km va bene scaldarsi, ma non dobbiamo neanche stancarci troppo. Qui sono un po' abituato a fare velocità ai 400 metri e faccio cose molto più invasive di solito. Qua la preparazione della partenza è abbastanza più semplice del solito, anzi è tipo un evento esclusivo, per questo c'è Renzo. Cercheremo di correre assieme. Sì, di godercela. Io faccio questo mondo sulla safety car. Poi tra quello che avevamo pensato e quello che in realtà abbiamo realizzato, ecco comunque lo spettacolo del Gran Premio. Abbiamo corso più velocemente di quello che ci saremmo aspettati. Modo 3.21, non ci sono passaggi. Si vede anche che comunque non c'è tanta gente che corre fortissimo. Sì, sì. Tutto ok. Eccoci qua, primo chilometro. Andato. Sto correndo decisamente troppo forte. Ma davanti c'è una ragazza. Magari la prendo, chissà. Lorenzo corre davvero molto bene, migliorato tantissimo. Secondo me non riesco a stargli dietro. Anche il secondo chilometro è stato passato. Non ho visto il passo, comunque 3.23 più o meno. Dovrebbe essere. Il buon Lorenzo mi sta dando la paga. Media 3.45. Il coach ha detto bomba. Speriamo. Terzo chilometro, siamo ora in discesa ed è comunque molto carino. Abbiamo accelerato un po'. Terzo chilometro, a metà, più di metà. Ritmo 3.46. Ora mi riposo un po' qua e poi ripiglio. Tanto la ragazza davanti la tengo d'occhio. Quarto chilometro, 3.24. Ho rallentato un attimo. Come al solito, filmare due. Quarto chilometro, niente, non la prendo. Ma sto per fare il mio personale, quindi bene così. Quinto fatto, 3.24, tutto ok, siamo praticamente all'arrivo. Arriverò non prima, ma ho fatto 19.08 su 5.000. Wow! Andrea ovviamente vinto, bravo! Sono arrivato quinto. Comunque dai, per un vecchietto è buona. Adesso vediamo. And number 5! Arrivato! Sono arrivato quinto, dicono. Ero abbastanza cosciente, è andata bene. Io sono cotto, ma sono contento perché è una gara un po' surreale, ma al tempo stesso molto piacevole e respiro l'aria dello speed. Spengo Garmin e woo! 21.03. Brava Charlotte. Mi mettono anche una medaglia. Five. Driver's parade test. From the grid. 1, 2, 3. Cavolo, interessante, eh? Contare fino a 5 in inglese. Ottimo. Scusatemi, questi aggeggi di Massi Milani sono per me veramente tosti. Comunque, allora, ho corso a 3.50, raga. Mai successo in tutta la mia vita. Le scarpe sono quelle che ho usato tutta l'estate, quindi mi hanno portato qua, ne sono felice, le trovate già recensite da un bel pezzo sul blog, si chiamano Puma The Vieti, le trovate lì là, io adesso ce l'ho, però top, si confermano una buona scelta. Come sono le scarpe? Molto buone, best mio personale della vita, quindi non so se è merito solo delle scarpe, ma anche dei polmoni che reggono ancora. Cosa ne pensi, Gabri, della gara di oggi e come hai gestito? Beh, non ho gestito, questo è il primo punto. Poi, beh, chiamare la gara forse è un po' riduttivo. Correre a 2 giorni dal Gran Premio è super, super bello. Quindi grazie Puma, grazie Formula 1, bisogna dire, no? La cosa sorprendente è che
chi le indossa per la prima volta non pensa nemmeno che abbiano il carbonio, perché sono secondo me le più democratiche assieme a un altro paio di tutte le scarpe con il plating carbonio. Sono assolutamente d'accordo e sono uno di quelli in cui è castrato anche tu nel tranello. Allora Edoardo, cosa ne pensi di Puma, dell'evento di oggi, della scarpa? Direi che è stato bellissimo e anche super divertente. Poi per la scarpa, beh, io le conosco molto bene, aspetto anche un tuo giudizio esterno per sapere un po' più con oggettività cosa ne pensi. Beh, io la uso costantemente, non me la sono portata a Budapest dove ho corso la gara del Mass Race. E non ti abbiamo visto perché siamo tornati domenica sera, però è stato. Abbiamo visto poi l'evento dopo. Com'è andata la gara? Ma la gara, direi bene, siamo arrivati in finale, siamo comunque contenti di aver raggiunto quell'obiettivo. Peccato non essere riusciti poi a fare quell'ultimo passo oltre. E sfortunato te che non sei riuscito a vederci gareggiare, perché comunque ti sarebbe stato bello. Sì, ho visto tutte le altre gare, però purtroppo la domenica non era possibile. È andata così, però almeno vede bene le scarpe che indossa. È stata un'esperienza incredibile, eccezionale. Mi sono davvero divertito. Spero che vi siate divertiti anche voi. Nei prossimi giorni ulteriori video interessanti. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima. Vado a dare da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima. Stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ciao a tutti.